35 anni fa, il 9 maggio del 1978, veniva trovato il cadavere di Aldo Moro dopo circa 2 mesi di prigionia. Per ricordare questa triste pagina della storia, il movimento politico-culturale Andria 3 ha tenuto un incontro nella sede del movimento per confrontare il periodo storico di 35 anni fa con quello attuale e lo ha fatto con l'onorevole Mattarrese della Lista Civica. È un governo di grande responsabilità dove Scelta Civica ha un suo ruolo come garante dell'unione e della vicinanza di queste due parti politiche da sempre agli opposti perché si facciano quelle cose importanti, necessarie e indispensabili per il nostro Paese. La Puglia contribuisce con dei giovani parlamentari, con una rappresentanza abbastanza competente di persone che si dedicano all'impegno politico come un servizio per la cittadinanza e sicuramente non come un mestiere della politica. Quindi io credo che per la Puglia e per quest'Italia, se continua questa convergenza sugli obiettivi importanti per il nostro Paese, ci possa davvero essere un futuro diverso per i nostri figli, che poi è alla base un po' dell'impegno politico della cittadinanza attiva che Scelta Civica ben rappresenta. Il movimento Andria 3 è molto legato alla figura di Aldo Moro, oggi ne ricorre il 35esimo dal ritrovamento del suo cadavere e siccome nel 78 Moro, probabilmente pagando con la vita, non vogliamo essere blasfemi, ha lanciato in maniera consapevole e cosciente l'idea di un governo di larghe intese, ci troviamo oggi dopo 35 anni a vivere una situazione politica che riteniamo molto similare, motivo per cui abbiamo pensato di invitare l'onorevole Mattarrese, che tra l'altro viene da una storia di Democrazia Cristiana, per quanto non abbia mai partecipato attivamente alla vita di alcun partito, per rappresentare un po' quello che a distanza di 35 anni stiamo rivivendo come popolazione italiana. Probabilmente 35 anni fa c'era qualche mente più illuminata, oggi abbiamo impiegato molto più tempo per capire tutti che dobbiamo abbassare un attimino la cresta, metterci concretamente a lavorare per il bene a servizio dei cittadini.